differenza c'è tra un videocorso e un pacchetto di consulenze? Posso arrivare a chiedere fino a 5.000 euro? E se sì, come? Bene, seguimi bene in questo video perché andremo a scoprire la differenza tra pricing strategy, tra un videocorso e un pacchetto di consulenze. Che differenza c'è? Quanto devo chiedere? Fino a quanto posso spingermi? Se ancora non mi conosci, benvenuto sul mio canale, qui Stefano Grande da questa parte, internet marketer da più di 10 anni, direttore del sito stefanogrande.com e fondatore della piattaforma Digital Web Business, dove in questi 10 anni ho venduto più di 200 videocorsi, tra videocorsi e servizi ovviamente, e oggi voglio andarti a rispondere esattamente a questa domanda. Quindi se hai sempre voluto sapere quanto devo chiedere per un videocorso o per trasmettere il mio sapere online, come puoi farlo con un corso o con un pacchetto di consulenze. Bene, immagina un attimo questa situazione. Stai programmando di impacchettare le tue conoscenze in un videocorso, in un qualcosa che puoi andare a vendere online, dove c'è davvero tantissima richiesta. Bene, ora hai due scelte. Puoi o creare un videocorso, quindi con dei moduli informativi dove vai a espletare tutto quell'argomento, ok? Aggiungi dei bonus, vai a mettere delle Q&A settimanali, ok? Quindi rispondi alle domande frequenti di coloro che entrano nel tuo videocorso, metti un gruppo Facebook, ok? Privato, un gruppo Facebook privato, e questo lo vai a vendere a 997 euro, quindi un prezzo, diciamo così, di mercato, una formula classica di moduli downloadabili, ok? Video moduli downloadabili. Oppure immagina quest'altra soluzione dove tu vai a vendere un coaching program, quindi consulenze, ok? Consulenze online, una volta a settimana, dove in più vai a regalare, cioè vai a inserire nell'offerta un videocorso in appoggio, ok? Va a implementare un attimino il discorso delle consulenze, stesso pacchetto di prima, quindi Facebook group, stessi bonus, video downloadabili, uguale identico, lo puoi andare a vendere a 5.000 euro, dai 3.000 ai 5.000 euro. Esatto, esatto. Sai qual è la differenza tra questi due? Nessuna, nessuna, non c'è nessuna differenza tra i due. Esattamente la modalità in cui vai a consegnare le due cose è solo diversa in quanto espressa in modo diverso, le parole sono diverse. In uno vai a fare il focus sul corso, ok? E regali il coaching program. Non è un coaching program, sono delle domande dove vai a rispondere a domande, vai a fare delle call settimanali di gruppo, ok, dove vai a rispondere a domande. Mentre invece guarda come cambia: nel secondo esempio vai a vendere le consulenze. Ovviamente se vai a proporlo in maniera diversa la gente potrebbe rimanere stranita, cioè se io ti offrissi in questo momento un videocorso da 5.000 euro diresti: Stefano, un corso da 5.000 euro, ma sei pazzo, non lo vendrò mai. Se invece ti offrissi un pacchetto di consulenze personalizzate di gruppo, un coaching program a 5.000 euro, beh sì, effettivamente ci sta. Vedi come cambia la prospettiva di come vai a proporlo, ma in realtà non c'è nessuna differenza, è solo semantica. Io in passato ad esempio ho venduto davvero tantissimi videocorsi a 997 euro mettendo soltanto una ora in omaggio, ok? Questa è una cosa che facevo una volta, mettevo un'ora del mio tempo in omaggio per darti così una panoramica del videocorso, rispondere un attimino alle tue domande, e questo lo mettevo praticamente come un regalo quando davo il videocorso. Però una cosa che facevo io è che di più delle volte, ti assicuro, questa ora non veniva mai consumata, quindi è stato un po' un esperimento. Ma avrei potuto tranquillamente vendere il videocorso soltanto facendo scaricare i moduli video e offrendo una assistenza di tipo via email, come più o meno fanno tutti, ed è, diciamo, quello che più o meno si potrebbe andare a fare, aggiungendo appunto, se vuoi, un Facebook group, un gruppo privato dove la gente va a interagire, e lo puoi andare a vendere a 997 euro. Ma se puoi dare di più, e ovviamente oggi come oggi devi dare di più per distinguerti anche dalla concorrenza, devi aggiungere, secondo me, un pacchetto di consulenze almeno una volta a settimana, dove vai appunto a rispondere almeno alle domande, alle Q&A, e dare un po' di supporto, ok? Quindi se questo oggi come oggi lo vuoi vendere a 997 euro, perché non trasformarlo in un coaching program, un percorso dove vai a portare la gente da A a B, gli vai a risolvere il suo problema che non gli fa dormire la notte, quindi un problema piuttosto bruciante, e glielo vai a vendere a 4, 3, 4, 5 mila euro. Se gli prometti, gli garantisci
garantisci che gli risolverai quel problema, come immagino tu vorrai dare qualcosa di qualità, qualcosa che va a risolvere il loro problema, glielo puoi vendere a 3, 4, anche 5 mila euro con delle call settimanali. Vai a fare leva sul programma di consulenze. Quindi non c'è ragione di chiamarlo videocorso o corso online, quando in realtà è un coaching program, un programma di consulenze. Cioè, capisci che non c'è praticamente differenza. Quindi se vuoi andare a vendere di più, alzare i tuoi prezzi, aumentare i tuoi profitti, ma allo stesso tempo avere anche più impegno, più coinvolgimento, garantire dei risultati al tuo cliente, bene, io ti consiglio vivamente di andare a promuovere dei coaching program. Quindi il discorso è praticamente molto semplice: o non gli offri l'assistenza, o non gli offri il supporto, gli dai qualcosa davvero misero dove possono solo scaricarselo dei video, ok, e basta, oppure gli offri qualcosa dove vai appunto più a interagire con loro, ad aiutarli più in profondità, e ovviamente qui puoi andare a chiedere di più. Non ha senso fare qualcosa così, lavorare, produrre un video corso e dare assistenza dove allo stesso tempo puoi produrre lo stesso materiale, lo stesso video corso, ma andare a far leva sulle consulenze, su quello che davvero la gente percepisce come più di valore, quindi il rapporto umano tra te e il cliente, che poi lasciamo perdere il discorso che è un qualcosa di gruppo, ok? Perché la gente comunque preferisce, se posso darti anche qua un altro consiglio della gente, è basato sulla mia esperienza, la gente preferisce rimanere in gruppo, ok? Ed è qualcosa che va a sfruttare anche di più, piuttosto che la consulenza one-to-one, dove sì, magari la puoi posizionare, la puoi mettere nel tuo piano di offerta, ok? La posizione magari a 5.000 euro all'ora, sanno che se vogliono parlare con te ha un prezzo davvero molto molto elevato, ma con le consulenze settimanali di gruppo puoi riuscire a avere un coinvolgimento anche delle altre persone che sono lì stesso, dove alla fine ti faranno sempre le stesse domande, ok? Oppure molte persone non verranno magari a neanche sentirti, magari si registrano e poi vanno a vedersi la videoregistrazione magari in un secondo momento. Quindi fai leva sulle consulenze, al limite se poi vedi che non ce la fai o che magari è troppo time consuming, puoi eventualmente assumere un coach che lo faccia per te, oppure che ne faccia parte di questi pacchetti che vai a vendere, glieli dai al tuo coach, ok, nel tuo team, e tu ti vai magari a fare soltanto quelle che rimangono. Capisci? Sono le stesse informazioni, magari articolate in maniera diversa, espresse in maniera diversa, ma è la stessa cosa. Quindi se hai un corso ed hai delle call di gruppo e magari un gruppo Facebook, non ha senso vendere il videocorso come primo. Vendi le consulenze, focalizzati sul fatto di dare il risultato. Vedi, fammi fare un esempio: se io avessi in questo momento una persona che vuole perdere 10 kg, mettiamo nella nicchia del fitness, io sono qua davanti a te, voglio perdere 10 kg, ok? Immaginiamo di dargli due soluzioni: una è la bacchetta magica, dove io vado a fare così e gli vado a far perdere 10 kg, eppure immaginiamo una seconda ipotesi dove io ho un pacchetto di consulenze di coaching dove vado a farti dare lo stesso risultato. Immagina cosa sceglierebbe la gente: sceglierebbe la bacchetta magica, è ovvio, ma sai perché? Perché è interessata al risultato, il modo con cui viene fornito è lo stesso, cioè loro interessa soltanto raggiungere il risultato. Ovviamente la bacchetta magica non esiste, ok? Quindi la gente è disposta a spendere anche delle cifre piuttosto importanti pur di raggiungere quel risultato, ed è quello che devi vendere, il risultato, non i video. Quindi riformula tutta la tua offerta, fai in modo che i tuoi clienti ti pagano per l'esperienza. Ok, grazie per avermi seguito, spero che questo video ti sia piaciuto, mettimi un bel like qua sotto, mi aiuta molto a crescere, iscriviti al canale, io ti saluto e ti lascio sotto in descrizione un risorso che è tutta per te. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Stefano.